Salve a tutti, benvenuti qui su StockTroid. Oggi vi spiegheremo come sostituire i suoni di sistema. Google, how much does the Earth weigh? Earth has a mass of 5.9 tons. Premettiamo che per questi tipi di cose serve il root. Allora, cosa andremo a fare oggi? Andremo a sostituire qualsiasi suono di sistema, come ad esempio l'autofocus della fotocamera, il suono di blocca schermo, oppure, come ci aveva chiesto Daniel Stepanov, il suono del feedback tattile, che è praticamente quello che si sente quando premete qualsiasi cosa del vostro coso, del vostro coso. Il nostro amico Daniel ci aveva chiesto di sostituire il suono della goccia della Samsung con quello di Nexus, cioè, che poi non è questo, sì, però. Vabbè. Comunque, scaricatelo dal link in descrizione, oppure potete fare come abbiamo fatto noi, che abbiamo registrato questa voce e l'abbiamo convertita in OGG, che è il formato che troverete anche il suono di Nexus e quello che avete sul vostro telefono, che è il suono, è il formato per che riconosce dei suoni di sistema. Ed ora passiamo al telefono per vedere come sostituire il suono. Eccoci qui sul telefono, mi raccomando, trasferite il vostro file, che sia quello del Nexus o uno personalizzato vostro, sulla memoria del vostro telefono. Ed ora siamo pronti a sostituire il tutto. Quindi aprite un gestore di file, noi utilizzeremo Total Commander. Sentite, anche questo è il suono che vogliamo modificare. Questo, quando abbiamo aperto Total Commander, questo è il suono di feedback tattile. Recchiamoci nella cartella System Media. Media Audio UI, ed eccoci qui. Qui abbiamo tutti i suoni di sistema. Dal punto che ogni marca di telefono cambiano i nomi dei suoni, cercate voi il suono, sono abbastanza, comunque è molto facile capire, come per esempio Camera Click sarà il suono del scatto della fotocamera, Camera Focus l'autofocus e così via. Cercate il suono che volete modificare. Noi per esempio adesso cambieremo questo, che si chiama Effect Tict. Possiamo sentirlo. Eccolo qui. È quello di, appunto, quando di feedback tattile. Cosa facciamo? Intanto, per avere un backup di questo suono, lo rinominiamo cambiandogli estensione, in modo che quando noi vogliamo, per esempio, ritornare a quello originale. Adesso noi per esempio mettiamo estensione FNI, e così è un'estensione a caso, un'estensione a caso, non è niente di particolare, potete mettere tutto quello che volete, in modo che così dopo, quando noi vogliamo ripristinare questo suono, cancelliamo quello personalizzato e questo lo rimettiamo l'estensione OGG e quindi ritorneremo come prima. Ora, ecco qua il nostro file modificato, trasferito sulla micro SD. Teniamo premuto sopra, copia, andiamo qui e facciamo incolla qui. Ed ecco qua, l'abbiamo copiato. Ultima cosa, teniamo premuto sopra, andiamo su proprietà, clicchiamo qui e come permessi diamo RVRR. Clicchiamo su applica ed eccoci qui. Ora siamo pronti per vedere il risultato. Quindi riavviamo lo smartphone e adesso vi mostreremo il risultato. Ecco, ad esempio, adesso andiamo a sentire subito il suono quando tocchiamo qualcosa. Vi facciamo l'esempio. Ecco. Ecco, vabbè, a parte, sentite, anche quando premiamo qualsiasi cosa, Vabbè, questo è l'esempio di quello che abbiamo messo noi, voi mettete quello che volete, naturalmente. Grazie per aver visto questo video, se vi è piaciuto mettete mi piace, se vi è stato utile condividetelo e soprattutto, se avete qualche domanda da farci, scrivetela nei commenti di questo video oppure nella nostra pagina Facebook. Vi lasciamo con il nostro bellissimo telefono che non si vede neanche più niente, ma in realtà è acceso, il touch in realtà va...
vabbè, è pazzo sto telefono. Noi e questo bellissimo feedback tattile vi lasciamo ad un prossimo video. Arrivederci.